dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Choi. Ciao ragazzi, ben arrivati, benvenuti in questo appuntamento bellissimo di Nuovi Emergenti, dove iniziano i sogni di chi sta sognando. Quindi benvenuti, ben arrivati, accomodatevi, alzate la musica che ci divertiremo insieme. Ce ne sono veramente delle belle, tra una canzone e l'altra, grandi emozioni e veramente una canzone più bella dell'altra. In più, nell'arco di questo appuntamento andremo a parlare di alcune tematiche che ho scelto io particolarmente. Parleremo di cosa evitare di fare su un palco. Parleremo di come ci si prepara ad un talent e scopriremo le risposte più simpatiche alle domande della volta scorsa che ho fatto direttamente a voi e mi avete risposto in tantissimi nel mio profilo Instagram Arly Choi. Quindi approfitto a ringraziare tutti quanti coloro che mi hanno risposto, insomma veramente i suggerimenti, le risposte un po' bizzarre anche ovviamente alle domande che ho fatto, ci stanno anche le risposte un po' bizzarre, quindi grazie per avermi aiutato a risolvere quei quesiti che andremo a parlare nell'arco di questo appuntamento. Quindi ragazzi, rimanete insieme a me, adesso ci ascoltiamo loro e poi continueremo a parlarne. Abbiamo Desaritmia con la canzone Il Circo degli Eletti e poi c'è lui, ascoltiamo Alessandro Nardozza con la canzone Sushi. E ricordo ragazzi che potete riascoltare tutte le canzoni che sentite qui su Nuovi Emergenti nella playlist di Spotify, appunto, che si chiama Nuovi Emergenti, per poterle riascoltare sempre quando volete. E adesso un buon ascolto, sempre qui insieme su Nuovi Emergenti. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Signori, avvicinatevi al tendone, stanotte le vere star non saranno gli animali, ma talenti come mafia, pregiudizio e corruzione. All'ingresso c'è la fila, tanta coda per entrare, la gente freme sugli spalti, lo spettacolo sta per cominciare. Oh mamma, che spettacolo al circo degli eletti, sul pubblico vaga. Mago dal cappello tira fuori le riforme, dietro le quinte il burattinaio muove i fili della mente, lui controlla lo spettacolo e balla con le marionette. Se qualcosa poi va storto, stai tranquillo, lui non si dimette. Oh mamma, che spettacolo!
Mondo, nuovi emergenti. Hai pensato a cosa ci accomuna, a cosa ci ha portato andare sulla luna? A cosa ti serviva quando avevi solamente voglia di conforto? A quando eri solo in casa, tu cercavi sempre la mia mano. E a quando ti ricordi che andavamo al sushi e tu prenotavi, io non ascoltavo. Ti ricordi che andavamo al lago, quella Desenzano che tanto amavi. E quante quelle volte che avevi anche voglia di stare con me, stare con me. Che cos'è che ci cambia l'umore? Che cos'è che ci fa stare bene? Sono pillole di piccole cose. Sono Hai pensato alla vacanza al mare? Quella alle Maldive che volevi fare? A quando era buio presto e io ti aspettavo fuori dalla disco? A quando eri solo in casa, tu cercavi sempre quella mano? Perché poi ci amiamo, sì, noi ci amiamo. Che cos'è che ci cambia l'umore? Che cos'è che ci fa stare? Ci accomuna oppure vivi ancora sulla luna? E rieccoci, lasciamoci trasportare da Nuovi Emergenti, lo spazio della musica italiana più bella. Adesso andiamo a parlare di cosa evitare di fare su un palco. 1. Bisogna stare attenti a come si posiziona il microfono per evitare che fischi. E purtroppo inizialmente tante volte può succedere. Alzo la mano, perché tante volte è successo anche a me. Quindi l'importante è riuscire a capire dove posizionarsi e evitare di farlo. 2. Evitare di cantare sul bordo del palco se non vogliamo precipitare di sotto. Insomma, non è poi così tanto scontato. Insomma, bisogna capire effettivamente e guardarsi i piedi ogni tanto, oltre che lasciarsi andare mentre magari si canta una canzone. 3. Evitare di vestirsi troppo spenti. Cioè, mettiamoci nei panni di chi ci sta guardando. Comunque ci devono anche vedere, oltre che sentire, giusto? 4. Fare movimenti inopportuni. Se stai cantando una canzone d'amore e ti metti all'improvviso a saltare come una cavalletta impazzita, forse il pubblico due domande se le farà. Insomma, cerchiamo di capire anche in base a quello che stiamo cantando, diamogli il giusto senso con il giusto movimento. 5. Mai fare notare l'errore. E dico e sottolineo mai, perché può succedere che cantando dimentichiamo le parole di quella frase, dimentichiamo una parte
parte del testo, della canzone. Però ragazzi, mi raccomando, si va sempre avanti, amen. The show must go on. Cioè, via, 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 come i fulmini, dritti, anche se sei qualsiasi cosa, avanti. Vabbè, adesso andiamo avanti appunto e ascoltiamoci loro, Sara J. Jones, con la canzone Caramelle. E poi c'è Emma Dor con la canzone Capricorno. Un buon ascolto solo su Nuovi Emergenti. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Sera luna perché questa ruota è come il karma. Credo che la notte non mi pensi più. Un uragano non si scorda come coi tatu sulla mia pelle. Lividi e promesse. Corta, mi dicevi è corta la mia gonna. Sera luna barca e questa ruota è come il dolce ma un po' amaro che mi vizia. Sei tu la mia Golia, non sono come Davide, io so spingerti via. Fruit Joys, M&M's, Goliator, Jelly Beans, ne assaggiate di tutti i colori, nessuna di queste è sapore di me. Ascoltando Nuovi Emergenti. Sono nato una notte d'inverno, Capricorno è promesso all'inferno. E purtroppo sia fuori che dentro, sta città è una cella col tetto scoperto. E ho paura di morire qua dentro, come chi fa l'ergastolo dentro. Mi dicono sei sempre più freddo, ma io non me ne sto accorgendo. E non lo so se non ti dai da fare. Lei mi dice ma che cosa hai da fare. Io baby ho il mondo da conquistare. La scelgo io la gente conquistare. E sceglierò il più fedele da subito. Quello che ha visto i miei demoni lucido. Il mio sangue anche senza il luminol. Questo parla ma di coda che pulpito. Ora che perdi i capelli sì come Marco D'Amore. Dici che ho cattivi esempi ma poi ti manco d'amore. Questa gente ha brutti effetti, sono fuori da ore. La mia vita senza effetti è sempre un film d'orrore. E non basta. Quante volte mi son detto che non basta. Sprecarsi, patire l'ansia. Ma questa gente dice sempre che non basta. Fratello mi salta addosso come la banda della Pixar. Dice stiamo bene anche solo con una pizza. Nel mio cervello bordelli come la Svizzera.
Ma quando mi saltano giuro torno alla grinta. Metto la quinta, corro io a quinta. In giro 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 la quinta. Sento coltellate dietro già dalla quinta. Hey, yeah. Parli parli ma non fai. Cazzo vivi, cazzo fai, yeah. Bla bla NFK forever. Sono nato per stare sempre sul filo del rasoio. Ma alla fine siamo tutti quanti noti soli. Mi hanno lasciato sempre da solo fuori. Cambio vita, cambio city, ma non chiedo lo io soli. Viaggiamo insieme su Nuovi Emergenti. Sono Harley Joy. Immergiti nella musica più che puoi. E ci divertiamo alla grande tra una canzone e l'altra al ritmo di musica, perché sono veramente bravi questi ragazzi. Troppo, troppo, troppo. E andiamo a parlare subito di come ci si prepara a un talent. Ci tengo molto a precisare come, qualche suggerimento qua e là, proprio perché bisogna arrivare pronti. Uno, valutare bene il tipo di percorso che vogliamo fare, i pro e i contro a cui potremo andare incontro, ed entrare nell'ottica che per una buona audizione serve molto più di una buona voce. 2. Avere le idee chiare sulla propria identità artistica, in modo da presentarsi al provino in maniera convincente. 3. Essere preparati tecnicamente per rendere al meglio quando viene richiesto di spaziare tra i generi. 4. Cantare ed esercitarsi ogni giorno per ore e ore in preparazione dei numerosi brani che servono per ogni puntata e che ci assegneranno sicuramente. 5. Essere preparati anche da un punto di vista psicologico, che è molto importante, per essere in grado di sostenere lo stress, ma soprattutto anche magari del giudizio dei giudici. È molto 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 importante essere preparati psicologicamente. Penso sia forse uno degli step più importanti e fondamentali su cui ragionarci. E adesso andiamo subito ad ascoltarci loro, cioè Gioele Benedetti con la canzone La Felicità. E poi c'è lei, Simona Binetti, con la canzone Vivere senza di me. Un buon ascolto solo su Nuovi Emergenti. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Siamo persi così, senza rimorsi così, soffocati di paure. Viviamo in cerca di un sì, urliamo meglio di no. Non ci resta che scappare. Ma che cazzo ci vuoi fare, da troppo tempo è così. Ci vendiamo per un drink, con la testa piena di pensieri. Il mondo non è più quello di ieri. Baciamoci. La senti tutta questa tua felicità. La sento tutta questa mia felicità. Ti ricordi l'altra sera, quel quando arriva al mare, le falene sul lampione, le nostre orme sulla sabbia, la salsedine nel sudore, i tuoi discorsi e zanzare che ci facevano solo incazzare. Lo sai, mi piaci così, senza segreti così, senza più niente da inventare. La vita in fondo è di chi sa dire ancora di sì al desiderio di cambiare. Ma non c'è più niente da aspettare, vuoi stare ancora ferma qui? Ci annoiamo con un film, prendi tutte le tue cose, scappiamo insieme senza pensieri. Divertiamoci. La senti tutta questa tua felicità. La sento tutta questa mia felicità. Ti ricordi l'altra sera, quel fallo arriva al mare, le polene sull'ampione, le nostre orme sulla sabbia, la salsedine nel sudore, i tuoi discorsi e zanzare che ci facevano solo incazzare. Il tuo sorriso è un monumento nazionale, la tua pelle è il mare in cui vorrei nuotare. Thank you.
solo incazzare, a senti tutta questa tua felicità, la sento tutta questa mia felicità, la senti tutta questa tua felicità, la sento tutta questa è mia felicità. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Mai ti hai dato un sogno senza la possibilità di realizzarlo, questa è pubblicità, me lo ripeto in testa fino a farmi male, almeno lui lo sa. Dove finisce il mare, finisce dove gli occhi poi non vedono più, oltre quella costa si apre un po' di blu, e forse ci sei tu, forse ci sei tu, forse ci sei tu. Si ride a crepapelle più, di pensare di scappare e ritornare da te. Con tanta passione, tanta musica, tanta...
tante emozioni e veramente un tuffo nel mondo della musica italiana emergente, che ci regala veramente un sacco di cose bellissime che arrivano tutti i giorni, queste canzoni che meritano di essere ascoltate. E ricordo che anche voi, se sentite appunto, state ascoltando Nuovi Emergenti, potete inviarci la vostra musica a nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o in formato MP3 per un discorso di migliore qualità. Io sarò lieta di ascoltare insieme alla redazione le canzoni più belle. Sceglieremo solo le canzoni più belle che faremo andare qui su Nuovi Emergenti e poi ricordo che possiamo riascoltarle quando vogliamo nella playlist di Spotify che aggiorniamo giorno per giorno e quindi potremo riascoltare tutte le canzoni che vanno in onda e che vanno continuamente in onda. Noi li possiamo riascoltare perché poi ci sono anche quelle preferite. Io ho già tantissime canzoni mie preferite a cui mi sono affezionata che giorno per giorno, nonostante le sento qua su Nuovi Emergenti, ma poi vado a riascoltarmele per conto mio perché per me è un immenso piacere farlo, oltre che a sostenere questi ragazzi emergenti che cercano a tutti con tutto il cuore di fare in modo di arrivare al cuore di tutti. E adesso abbiamo loro, Clat, con la canzone La fine del mondo, e poi c'è lui, D'Antoni, con la canzone L'amore dura un giorno. Un buon ascolto, ragazzi, solo su Nuovi Emergenti. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Tele non lo colgo,
Io vado avanti e mi concentro. È troppo presto per scoprirlo. Ma sei tu la fine del mondo, o quella di cui leggo ogni giorno. Io vado avanti e mi concentro. Forse poi potrò capirlo. Emergenti! Penso far alzare il conto, io ti prendo roba in mano, andremo a Toronto. Questo posto non ci merita un po' come noi, l'amore enorme non ce la puntiamo contro. Sei così belle lingerie che quasi non ti spogliano. Stiamo insieme tutti di noi, vogliamo il mondo. Pura vieni da Medellin, vorrebbero amarti. Ed è paura dire sì, madonna che sbatti. Fanno lezioni di comportamento, io li prendo alla leggera, volano col vento. Casa mi sembra una gabbia, sto in isolamento. No che non ascolta il cuore se poi me ne pento. Con la mente non ci sono, tu vieni con me. Fidati, so comandare sulle nuvole. Comandare è inutile, dicono. Ma se piangi d'emozioni sanno solo dire asciugale. Ma scusami, ma in questo caso aveva ragione pa. Ora sto con lei, domani chissà. Per smettere d'amare non ci vuole l'età. E scusami, ma scusami, ma forse nel mio caso aveva ragione pa. Poi ci sto con lei, domani chissà. Per smettere d'amare non ci vuole l'età. Trifoglio, tento la fortuna e lei mi afferra per il collo. Tu stai perdendo la testa per un manigoldo. Io sto perdendo l'amore per il portafoglio. Eh sì, sì, sì che me ne rendo conto. Ti ricopro di attenzioni solo quando godo. Tu mi lasci nel più bello per un solo scopo. Ma le aspettative a volte non reggono il gioco. Cerchi calore ma il mio fuoco di un illusionista. Nessuno mi fa da guida, sono io l'autista. Qui l'amore dura un giorno dopo è solo fissa. Se come il sole, più ti guardo più perdo la vista. Con la mente non ci sono, tu vieni con me. Fidati, so comandare sulle nuvole. Comandare inutile, dicono. Ma se piangi le emozioni sanno solo dire asciugale. Ma scusami, ma in questo caso aveva ragione pa. Ora sto con lei, domani chissà. Per smettere d'amare non ci vuole l'età. E scusami, ma scusami, ma forse nel mio caso aveva ragione pa. Poi ci sto con lei, domani chissà. Per smettere d'amare non ci vuole l'età. Ma scusami, ma in questo caso aveva ragione pa. Ora sto con lei, domani chissà. Per smettere d'amare non ci vuole l'età. E scusami ma forse nel mio caso aveva ragione pa. Poi ci sto con lei, domani chissà. Per smettere d'amare non ci vuole l'età. Sono Harley Joy e andiamo subito a rispondere alle domande bizzarre dell'altra volta. Quindi ho visto che tramite Instagram dal mio profilo Harley Joy mi avete simpaticamente risposto alle domande che vi avevo fatto la volta scorsa. Quindi subito alla domanda: perché il trapper fa scuscù o yo-yo? Insomma, ho belle belle risposte. Allora, in tanti mi avete risposto così: nasce per riprodurre il rumore di un pneumatico che sgomma sull'asfalto. E invece alcuni, tanti attribuiscono la sua invenzione, quindi quel scu-scu, ai Migos. Ma nel casino che il rapper contemporaneo è davvero complesso trovare una fonte certa. L'altra domanda era: perché chi canta il gospel ha sempre le mani rivolte al cielo? Quindi abbiamo capito che rivolgere le mani al cielo è un segno spirituale rivolto a Dio. Una musica che nasce dal dolore, ma non solo, è nata appunto dagli antichi canti spontanei durante le giornate di lavoro della schiavitù negli Stati Uniti d'America. L'altra domanda: perché chi fa la musica metal fa sempre le corna e tira fuori la lingua? Allora, nell'ambito del metal, in particolare heavy metal e in genere della musica hard rock, è un gesto di approvazione e complicità tra i fans. Poi
poi c'era l'altra domanda: perché i rapper si mettono i pantaloni larghi? Allora, ci sono tante storie a riguardo. Quella più comune è che anni fa nei ghetti le famiglie povere, non avendo soldi, facevano vestire i figli con i pantaloni e le magliette dei fratelli più grandi o addirittura del padre. E poi, alla domanda: perché nella musica elettronica le persone sembrano possedute? Per l'uso di sostanze stupefacenti, ovviamente. Quindi adesso abbiamo subito loro, Ironico Ikigai con la sua canzone Edward. E poi c'è Tokyo con la canzone Vorrei. Solo e sempre qui su Nuovi Emergenti, con tanta musica e tanta passione. A voi, buon ascolto. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Ti dimenticherai di me, di quello che non ti dirò. Chissà dove sei, che fai, se mi pensi, E allora parlami di te, se ti fa sentire meglio. E sono mesi che vuoi la pace e siamo in guerra. Vorrei fosse più facile mostrarmi meno fragile, trovarti in queste pagine. Vorrei ballare sotto un temporale, vorrei lasciarti fino a farci male, vorrei morire e poi ricominciare. Vorrei ballare sotto un temporale, vorrei lasciarti fino a farci male, vorrei morire e poi ricominciare. Vorrei strappami la pelle come fosse carta. Il tempo scorre lento però non mi basta mai. Vorrei guardarti mentre non mi guardi. Siamo vestiti solo per spogliarci. Vorrei amare ma non riesco mai. Vorrei parlarti però non ho parole. Se provi a calmarmi la testa mi esplode. La testa mi esplode. E passano i giorni, sto perso negli attimi. Sento un dibattiti dietro i miei occhi. Ed è troppo facile dimenticarmi. Sarà che qui dentro ho qualcosa per pochi. Ti dimenticherai di me, di quello che non ti dirò. Chissà dove sei, che fai, se mi pensi,
Vorrei ballare sotto un temporale, baciarti fino a farci male, morire e poi ricominciare. Vorrei ballare sotto un temporale, baciarti fino a farci male, morire e poi ricominciare. Vorrei ballare sotto un temporale, baciarti fino a farmi male, morire e poi ricominciare. Vorrei. E siamo anche oggi al termine di questo appuntamento di Nuovi Emergenti, però ce ne saranno tantissimi altri, io vi aspetto ovviamente, con tanta musica, con tante emozioni, con tantissime emozioni da condividere insieme, perché le canzoni sono infinite e ci arrivano tutti i giorni. Bene, oggi è stato veramente un bellissimo appuntamento insieme a voi, grazie di essere stati insieme a me, abbiamo parlato appunto di cosa evitare di fare su un palco e insomma abbiamo cercato di dare dei consiglietti, quelli forse un po' più utili, abbiamo parlato di come ci si prepara ad un talent, perché è sempre giusto arrivare lì consapevoli di ciò che si sta facendo e di ciò che stiamo rappresentando di noi stessi, e poi insomma abbiamo scoperto le risposte più simpatiche alle domande della volta scorsa, grazie anche a voi che mi avete risposto e scritto tramite Instagram, quindi grazie per i suggerimenti. Insomma ragazzi, bisogna che tutti i giorni qua su Nuovi Emergenti, in macchina, in viaggio, alziamo la musica e abbassiamo i pensieri. Come ben sapete, potete riascoltare tutte le canzoni che vanno in onda qui su Nuovi Emergenti nella playlist di Spotify, appunto, che si chiama Nuovi Emergenti. Ricordo che potete inviarci sempre tutti i giorni la vostra musica quando volete a nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. Io sarò lieta di ascoltarle, la redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano e via così. Ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui su Nuovi Emergenti, con tantissima musica e con tantissima voglia di divertirci ancora insieme. Adesso vi lascio con Belfiore e la canzone Wow, e Stestro con la sua canzone Cartolina del Weekend. Alla prossima, al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi, un bacio da Harley Joy. Stai ascoltando Nuovi Emergenti. Quando mi guardo nello specchio scorgo un piccolo riflesso che mette a fuoco ogni mia ruga e ogni mio difetto. Se ci penso mi nascondo, ma di colpo mi spavento quando realizzo che il tuo posto non è più lì dentro. Come sarà domani? Cosa avrò tra le mie mani? Se mi tuffo nel passato, rivivo un sogno che si è realizzato. Dopo tanto tempo apro gli occhi, finalmente sei qui. Mi accompagni nel presente, senza te sono già niente. Faccio spazio e tra i ricordi ci metto un po' di più. Sei il mio selfie perfetto, un caffè preso a letto. Sei quel che sei, allora dimmi che sei. Un'offerta al centro commerciale, un regalo da scartare. Sei quel che sei, grandezza negli occhi miei. Sei ciò che mi fa urlare wow, un concerto. Che è già ieri, mi accorgo che il tempo è più veloce, ma ogni istante è migliore. Hai riacceso la mia luce sulla strada buia che conduce in un mondo nuovo che disegno insieme a te. Sei un finale importante, la figurina manca.
toccante. Segui il che sei, allora dimmi che sei un'offerta al centro. Nuovi emergenti. Mi hanno detto c'è un party dalle tue parti, non preoccuparti. Al bar si scaldano gli arti con delle pinte rosso Biscardi, Anacardi, Bacardi. Avvisa che farai tardi. La notte porta a spogliarsi da panni del giorno che fa di leopardi. E intorno a me vedo tacchi alti, grandi file, sembra un casting. E in tutto il giorno che non ti fermi, che corri, corri, fantastic. La gente balla che neanche Bacchi non seleziona. Ciao Darwin, fingi da tempo la gravità. Salta, salta, tempo run. Ehi, 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 è questa musica che prende. Ehi, ehi, il mio DJ è differente. Ehi, ehi, ho tutto quello che cerco sulla location. Gratolina del weekend. Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.